Mercoledì 22 febbraio 2017, sono le 9:22 minuti in questo istante. Benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Eccoci qua in diretta dagli studi di Milano News per parlare di Milano, della città metropolitana, dei suoi protagonisti, di quello che succede nella città di Milano, come è d'abitudine, di consuetudine qui a Good Morning Milano. Oggi parliamo di tante attività che possono essere si possono svolgere a Milano grazie all'apporto di un'associazione che in realtà poi sentiremo bene, è in realtà una summa di tante altre associazioni, ne raccoglie mi sembra più, quasi 24, poi chiederemo appunto al nostro ospite, che vi introduco subito, è Simone Abbottoni, presidente di Non Riservato. Buongiorno, buongiorno Simone. Buongiorno. Ho detto giusto, Non Riservato è una sorta di macro associazione, sì? Quindi un'associazione di secondo livello che racchiude al suo interno proprio altre associazioni, quindi 24 associazioni ultimamente. È una macro associazione aperta, per cui se ci sono delle associazioni che meritano di essere diciamo valutate da Non Riservato per entrare appunto nella macro associazione, noi siamo aperti appunto a questa valutazione. Ecco, allora Non Riservato appunto macro associazione di tante associazioni, però tutte unite da un unico fine, esatto. E da un fil rouge che le passa tutte, nel senso che non penso che insomma l'associazione dei sì, pescatori ben venga che ci sia, ma non credo che sia quella che possa, esatto, sì, entrare a far parte di Non Riservato. Le associazioni devono rispondere a certi criteri, okay. Infatti Non Riservato promuove attività creative in spazi pubblici e che coinvolgano, diciamo, qualsiasi tipo di pubblico, quindi un pubblico eterogeneo e intragenerazionale. Ogni associazione ovviamente fa cose diverse, nel senso che anche a livello strategico non ci sono dei doppioni. Le associazioni abbracciano diversi settori, si va dall'architettura, urbanistica, design, fino alle arti, arte pubblica, arte performativa o figurativa, o anche semplicemente comunicazione. Altrimenti ci sono associazioni che si occupano di teatro immersivo, quindi coinvolgimento attivo da parte del pubblico. Noi cerchiamo anche di far collaborare queste associazioni tra di loro in un processo di coprogettazione che è nato già dagli inizi di Non Riservato, quindi parliamo nel 2012. Nel 2012 appunto è stata fatta questa prima mappatura delle associazioni che potevano diventare Non Riservato ed è stata presentata in triennale qui a Milano. In seguito sono state appunto valutate delle impostazioni per permettere appunto una coprogettazione tra queste associazioni. Ecco, facciamo qualche esempio di cosa è potuto nascere grazie appunto al semplice essersi messi insieme, che insomma sembra semplice, ma in realtà forse sicuramente non lo è così semplice. No, assolutamente, proprio no. In realtà far conoscere magari due o tre realtà che molto probabilmente prima non si conoscevano neanche, prima sì, di sì, assolutamente. Far parte di Non Riservato. Io diciamo faccio parte di un'associazione che è entrata in Non Riservato e in questo modo sono riuscito a conoscere e a collaborare con altre associazioni che altrimenti non avrei potuto conoscere. Degli esempi di macro progetti, quindi composti da più associazioni, sono ad esempio Pixel Picnic, che è un evento che è stato fatto l'anno scorso e che si ripeterà quest'anno il 7 maggio in occasione di Milano Food City. Pixel Picnic è una sorta di picnic collettivo, quindi aggregativo, dove Non Riservato ha dato la possibilità ai partecipanti di avere un metro quadro di tovaglia. La tovaglia era una sorta di quasi un chilometro continuo di tovaglia, per cui c'è stata molta socializzazione grazie a questo. Quindi l'idea proprio del metro che fosse il nostro pixel. Esatto. Quindi ognuno aveva un sul pixel. Vostro sito, sì, alla pagina dedicata dei progetti ci sono appunto a Pixel alcuni, Picnic, in questo alcuni caso. Esempi. Diciamo lì riportiamo i progetti più corali, nel senso che poi lasciamo diciamo ai siti di ogni associazione. Anche perché possono nascere più, magari appunto anche delle attività solo magari tra due associazioni? Sì, assolutamente. Okay. Noi tra l'altro incentiviamo questa possibilità attraverso dei microbandi. Attraverso questi microbandi le associazioni possono parlarsi e cercare di proporre appunto un'attività che possa essere
utile ai fini strategici dell'associazione non riservato, per cui diamo anche disponibilità economica, perché poi nel 2014 abbiamo partecipato a un bando di Fondazione Cariplo che è stato vinto. Il progetto dura 3 anni, dal 2015 fino al 2018, per cui abbiamo, diciamo, disponibilità anche nel finanziare queste micro attività che poi dobbiamo anche... Ecco, però la domanda che mi viene è quindi, ok, nel 2018 poi cosa succederà però? Cosa succede per non riservato? Nel 2018 abbiamo una nuova sfida, che è quella di riuscire ad andare avanti anche senza, diciamo, l'appoggio economico. Come fa un'associazione del genere a rimanere in piedi senza l'apporto economico di bandi o sovvenzioni, diciamo, statali o cose del genere? Certo, stiamo cercando di creare delle comunità attorno a queste associazioni e una macro comunità attorno, appunto, a non riservato. In questo modo riusciamo a raggiungere un pubblico che sappiamo che è un pubblico caldo e quindi disponibile a valutare le nostre proposte culturali. In questo modo, avendo a disposizione questa comunità, riusciremo ad avere e anche a costruire una sorta di economia culturale attorno a queste persone. Perché immagino che voi fate comunque quasi sempre eventi o manifestazioni gratuite, nel senso, sono alla fine, oppure ci sono anche delle manifestazioni a pagamento. Ah, ok. Noi stiamo anche cercando, siccome vengo dal campo della comunicazione, di coinvolgere delle aziende in questi progetti, proprio perché riteniamo che le aziende debbano scendere in campo e svolgere attività che siano meno vuote ma più significative, nel senso che la comunicazione spesso deve rispettare dei criteri molto, diciamo, legati al trimestre o comunque a logiche di mercato, ovviamente, però noi chiediamo alle aziende di essere più lungimiranti, per cui scendere in campo e partecipare a queste attività per fare qualcosa di sensato, di significativo e anche di utile. E questo, secondo me, quindi legare magari il brand di un'azienda a delle attività culturali, perché è magari meno commerciale, non porta a casa l'offerta subito del momento, però insomma, fa posizionare termine, quel marchio. Esatto, si parla appunto di posizionamento. Ok. Un vecchio mecenatismo anche, esatto, diciamo. Attività di questo tipo sono già state fatte e c'è una buona risposta, ecco, per cui diciamo che il percorso che vogliamo inseguire è questo: da una parte fare attività che comunque hanno dei costi, per cui far pagare gli utenti, ma dall'altra parte anche cercare di trovare dei finanziamenti che abbiano un senso, che non siano semplicemente dei fondi perduti, diciamo dei finanziamenti a fondo perduto. Ecco, nel 2012 avete fatto la prima mappatura. Esatto. Credo che sia una mappatura continua, nel senso che appunto poi entrano e escono, ma comunque anche voi tenete le antenne dritte per capire un po'. Qual è lo scenario attuale? Voi solo su Milano lavorate oppure solo su Milano? Milano. Sì, quindi sì, qual sì. è lo scenario attuale a Milano del, chiamiamolo, terzo settore culturale, come si può chiamare? Questo tipo di associazioni? Sì, la creatività negli spazi sociali. Noi abbiamo, diciamo, al nostro interno delle associazioni tra le più varie. Diciamo che anche al di fuori della nostra rete ci sono altre associazioni che di continuo scopriamo e riteniamo molto interessanti. Infatti cerchiamo anche di collaborare con enti esterni. Poi l'associazione non riservato non è aperta solamente ad altre associazioni, ma anche a professionisti, cooperative ed imprese sociali, chiaramente. Per cui cerchiamo di fare rete un po' con Milano tutto. Ovviamente dobbiamo avere anche uno spazio di comunicazione anche con il Comune di Milano, ovviamente per questioni logistiche. E com'è questo dialogo negli anni? No, è abbastanza, diciamo, positivo, anche perché il nostro
movimento, diciamo, o meglio, la nostra macro associazione è un insieme di realtà che si sono mosse esclusivamente dal basso, per cui c'è stata proprio questa aggregazione dal basso che col tempo e con i fatti si è fatta notare anche appunto dall'assessorato nel 2012, mi sembra che fosse l'assessore Benelli, se non erro. E, per cui diciamo che da questa unione siamo riusciti appunto a farci notare dal comune, ecco, okay. Chiedendo, ci ha sempre sostenuto. Chiedendo già scusa a quelle che non nomineremo le associazioni, ci dici qualche associazione, così, giusto per farci capire appunto anche la varietà di entità che avete all'interno della vostra, certo, anima. Adesso sì, farò dei torti sicuramente. Sì, infatti, chiedo scusa, io sono io che lo sto chiedendo, sono lui, le direbbe tutte. Beh, dico la prima, che è quella di cui faccio parte, che è Onalim, che è un contenitore blog dove si cerca di raccontare la Milano più inconsueta, la Milano ribaltata. Infatti Onalim è Milano al contrario. Ci sono due associazioni che svolgono teatro immersivo, o comunque teatro spettacolo, che sono Dramatra e le Compagnie Malviste, che lavorano anche in ambiti diversi, anche in ambito sociale, con persone anziane o affette da malattie. Invece Dramatra è più, diciamo, sul teatro di strada, partecipativo, cercando di coinvolgere anche il pubblico. Ex Voto è un'associazione tra le fondatrici appunto di Non Riservato, che fa arte partecipata, diciamo, quindi cerca di coinvolgere persone in progetti artistici, come anche altre associazioni. Architetti Senza Frontiere è un'altra associazione molto importante che fa parte dell'associazione. Quindi, quale stiamo anche vedendo alcune, credo, sono solo parte Focus, di quelle che ci sono. Quindi. Giochi urbani. Insomma, ce ne sono veramente tante, e come dice appunto, davvero di ogni tipo, appunto, da quelle, diciamo, mi viene da dire anche più fisiche, a quelle magari un po' più online, da quelle più. Sì, diciamo che noi cerchiamo di avere un rapporto molto, molto diretto con le persone, per cui i luoghi fisici sono importanti. Infatti. Lo stesso Gallab, che è uno dei progetti che abbiamo portato avanti, è una sorta di falegnameria. Ah, ecco, sì, mi raccontavi prima fuori onda, raccontiamo bene, cioè, al Gallaratese cosa avete fatto? Noi abbiamo partecipato a un bando del comune in cui se avessimo raccolto tramite crowdfunding una certa somma, il comune ci avrebbe cofinanziato la stessa somma. Noi abbiamo partecipato con questo progetto che si chiama Gallab, è un laboratorio di quartiere nel Gallaratese, e il pubblico ci ha premiato, nel senso che abbiamo raggiunto questa cifra, e adesso noi svolgiamo tutoraggio rispetto alle attività di piccola falegnameria, piccola carpenteria. Quindi abbiamo aperto questo spazio fisico in via Appennini 161, sì. E come funziona? Come funziona lì? Non è un negozio di falegnameria, assolutamente, è semplicemente un'officina dove le persone possono liberamente accedere e fare quello che farebbero in un normale garage attrezzato, comunque in una officina. Che purtroppo non è. Quindi io ho, diciamo, gli strumenti per fare magari quel comodino che ho in mente da tempo, esatto, la testata del letto per aggiustare quel mobile dell'IKEA che si rompe sempre, ecco, ho il posto giusto dove arrivare. Cose, assolutamente sì. Per cui. Ed è aperto tutta la cittadinanza, e soprattutto immagino poi quelli del quartiere ne faranno ovviamente maggior uso. Esatto, chiaro. Adesso noi siamo aperti non tutti i giorni, perché comunque c'è bisogno sempre di un tutor. Però al giovedì e al sabato siamo aperti, e poi su appuntamento eventualmente possono anche, diciamo, entrare in altri giorni. Ecco, Non Riservato è un po' di anni, ma diciamo che è sulla piazza, e forse non c'è parola più giusta che dire proprio sulla piazza, perché insomma, voi siete, appunto, come dicevo, in mezzo alla gente, vi riappropriate di spazi pubblici.
Quante persone sono passate nel frattempo, quante persone hanno usufruito dei vostri servizi creativi? Allora, circa più di 10.000 persone hanno usufruito dei nostri servizi, attività. Delle nostre attività hanno partecipato nell'arco appunto di questi ultimi 2 anni, dal 2015 per cui. Ecco, perché Milano ha bisogno di una macro associazione come Non Riservato? Dunque, secondo me a Milano c'è bisogno di piattaforme che garantiscano espressione alle persone, nel senso che vorremmo che le persone possano esprimersi più liberamente, in modo più creativo. Questo rappresenta una valvola di sfogo, secondo noi, molto importante. Infatti, altri prima di me, molto più importanti, hanno detto che è importante dare creatività alle persone. Questo appunto perché la creatività ti permette di ragionare su certi argomenti in modo leggero, argomenti anche, diciamo, importanti e seri, ma allo stesso tempo appunto si riesce a far incontrare le persone e le stesse possono appunto ragionare ed esprimere la loro creatività. Quando parliamo di arte pubblica, che è un po' al centro del nostro progetto, noi parliamo di utilizzare le persone in modo appunto artistico. In questo caso c'è un artista che diventa quasi come un regista, e le persone in questo caso possono partecipare a un'attività che è prettamente artistica, non essendo loro stessi artisti, ma questo è importante appunto. Dare espressione alle persone, ecco questo. Perfetto, allora siamo quasi in chiusura. Se ci racconti un attimo quali sono appunto i progetti futuri, anche a breve termine, so che ci saranno delle attività fra qualche mese. Certo, noi abbiamo il prossimo Pixel Picnic che si terrà il 7 maggio del 2017 al Parco Sempione, in ambito appunto di Milano Food City. E vorrei ricordare anche che facciamo formazione, perché all'interno delle associazioni ci sono professionisti assolutamente validi, e anche chiamiamo persone all'esterno dall'associazione per dare modo a tutti, sia persone delle associazioni che esterni, di partecipare a questi corsi. In sostanza, questi corsi permettono a qualsiasi persona che ha un'idea, diciamo, culturale o comunque nell'ambito creativo, di portarla avanti, quindi anche di scoprire quali sono le attività pratiche da compiere per far sì che questa idea possa diventare realtà. Per cui nel nostro sito, ecco, appunto, pagina di la domanda sarà poi le coordinate per trovarvi. Allora, noi siamo sul web nonriservato.net, altrimenti su Facebook e Twitter, sempre cliccando nonriservato. Ok, in chiusura ciò devi dire, perché nonriservato? Nonriservato perché noi siamo contro all'esclusività, per cui siamo contro a tutto quello che è chiuso e che non è accessibile. Per noi è importante che tutte le attività siano aperte a più persone possibile, perché pensiamo che la mescolanza, questa mescolanza possa dare valore a Milano e alle persone che partecipano. Quindi tutti i progetti sono progetti non riservati, ecco, per cui tutti possono accedere e tutti anche possono partecipare attivamente, questo è importante. Ok, Simone, io credo che veramente ci hai spiegato tutto quello che c'era da sapere su Non Riservato. Le coordinate appunto le abbiamo sentite, direi che sono molto interessanti le manifestazioni e gli eventi che fate, e io ti rinvido a tornare qui quando ci sarà il Pixel Picnic a raccontarci ancora meglio e sicuramente a raccontarci altri progetti che avete messo in cantiere. Insomma, un lavoro davvero importante, 24 associazioni al momento che si riuniscono e che insieme coprogettano il futuro comunque della città di Milano, insomma qualcosa di davvero interessante. Speriamo, insomma, di fare sempre più attività, ma siamo ottimisti su questo, insomma. Perfetto, grazie mille Simone, ti ringrazio, quindi ci rivedremo prestissimo, va bene? D'accordo. Grazie anche a voi che ci avete seguito da questa mattina, e ora do di nuovo la linea ai nostri telegiornali, Andrea Sidotti in diretta da questo studio, adesso ce ne andiamo via di corsa con gli aggiornamenti di Milano All News e poi oggi pomeriggio ore 17:30 le edizioni serali del telegiornale. A fra poco!